Ciao a tutti, da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme la torta 7 vasetti al limone. Una mia amica mi ha regalato due bellissimi limoni della sua pianta, quindi sono limoni non trattati, perciò ho pensato di utilizzarli per preparare questa torta che era a scuola, quindi quando torna gli farò trovare questa torta. Lei adora le torte al limone. Allora, dato che la torta 7 vasetti, come unità di misura utilizziamo il bicchierino dello yogurt. Io ho già preparato gli ingredienti, così vi posso dire anche il peso più o meno. Allora, per preparare questa torta abbiamo bisogno di un vasetto di yogurt che ho già messo all'interno di una ciotola con la scorza grattugiata di un limone. Il vasetto di yogurt è da 125 grammi ed è a gusto limone. Sì, limone. In questo periodo ho il frigo pieno di yogurt perché mio marito si è tolto il dente del giudizio, quindi per i primi giorni deve mangiare cibi morbidi e non caldi, quindi ha scelto tantissimi yogurt, quindi ho il frigo pieno. Però se non avete lo yogurt al limone potete utilizzare tranquillamente lo yogurt bianco. Poi abbiamo bisogno di un vasetto di yogurt di olio di semi. Io sto utilizzando l'olio di semi di girasole. Poi lo zucchero l'ho messo qui, sono due vasetti di yogurt, sono circa 200 grammi. Poi abbiamo bisogno di due vasetti di farina e un vasetto di fecola di patate. Se volete potete utilizzare anche tutta farina, più o meno sono 200 grammi. Poi abbiamo bisogno di tre uova e il succo di un limone. Poi vi scriverò tutti gli ingredienti come sempre nell'info box e li trovate anche sul mio blog, quindi potete leggerli tranquillamente. Allora, all'interno della ciotola, come vi ho detto, ho inserito lo yogurt, la scorza del limone e adesso aggiungo lo zucchero e mescolo con una frusta. Adesso aggiungo le uova. E mescolo. Questa torta è molto pratica perché utilizzando come unità di misura il vasetto dello yogurt non sporcate nulla e non dovete utilizzare la bilancia, quindi è molto veloce. Adesso aggiungiamo l'olio e continuo a mescolare. Stavo facendo un danno perché mi sono dimenticata di dirvi una bustina di lievito per dolci, perché il lievito era fuori dall'inquadratura. Adesso incorporo l'olio e aggiungo anche il succo del limone. Questo non l'ho misurato, però limone di grandezza normale. E infine, ops, farina, fecola. Scusatemi, si era spenta la fotocamera, quindi farina, fecola e lievito. E mescolo il tutto sempre con la frusta. Ho imburrato e infarinato una tortiera, questa è da 25, ma potete utilizzarne anche una da 24 o da 26. Se non volete imburrare e infarinare, aggiungete la carta da forno e versate l'impasto. Poi infornate in forno caldo, statico a 180 gradi. I tempi di cottura ve li dirò dopo per essere più precisa. Eccola qui, la torta appena sfornata. Poi vi lascio una foto anche con la fetta tagliata. È stata in forno 25 minuti. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Se provate a farla fateci sapere. Se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi e se la ricetta vi è piaciuta mi raccomando lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta.